pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Siamo con Daniele Paponi, prima domanda, spettacolo del pubblico, il ricordo di quest'uomo cadello male, di un calciatore come te che ha vinto qui a Cava dei Tirreni e il giorno dopo, purtroppo, anzi nella notte, ha perso la vita. Sì, una bella atmosfera è stata, vedendo tutte e due le tifoserie applaudire, sono bellissimi gesti, sarebbe bello vederle tutte le domeniche, e bello, mi è piaciuto tutte e due le tifoserie, sono state bravissime. Ecco, oggi gara di sofferenza da parte tua, è una risposta ancora di più a chi dice a questa USA serve il bomber. Noi diciamo sostanzialmente il bomber ce l'abbiamo, è Daniele Paponi e non solo. Ecco, però oggi hai lottato, hai combattuto solo tu in avanti, alla fine hai avuto una palla e fra l'altro stanno cercando anche di toglierti il gol dicendo autorite, ma il tiro è verso la porta da parte tua. No, il tiro era verso la porta e... No, abbiamo combattuto tutti e ci siamo dati da fare tutti, poi quello che dicono fuori sinceramente mi interessa molto poco, a me quello che mi interessa è arrivare il fine settimana e provare a vincere la partita. E mi alleno per quello, vado al massimo per quello, andiamo tutti al massimo e volevo fare i complimenti alla Cavese perché ha fatto una bellissima partita, ha giocato benissimo, gioca bene il calcio, ha buoni ritmi e noi invece siamo stati bravissimi a tenere botta. E siamo una squadra forte anche per quello, teniamo botta e poi siamo bravi che quando ci capita un'occasione, una mezza occasione la sfruttiamo. Dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di creare di più e dobbiamo rimanere sul pezzo e pensare subito a Catania. Ecco, siete un gruppo serio, anche tu sostanzialmente sei una persona onesta, ti aspettavi all'inizio di questa stagione un campionato finora così, 7 vittorie, 2 pareggi, è vero che si dice che bisogna guardare partita per partita, però uno sguardo, uno indietro lo fa e vedere la Juve Stabia ancora imbattuta è tanta roba. Mi aspettavo perché abbiamo giocatori di qualità e penso che se guardiamo la rosa tutti vedono che siamo una rosa di qualità, sia davanti, i cambi, chi gioca, chi non gioca, quindi mi aspettavo di fare un gran campionato, siamo partiti bene perché l'atteggiamento è quello giusto e dobbiamo mantenere questo atteggiamento perché poi è quello che fa la differenza. E che gol a chi lo dedichi questa sera? Lo dedico ai miei figli a casa che oggi hanno detto che facevo gol e ce l'hanno preso. Allora chiedilo spesso questa cosa. Speriamo, dipende da loro. Grazie Danilo.